Hakuna Matata, ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Finalmente siamo tornati su Medieval e dobbiamo andare qui sopra, se mi ci va. Ok, perfetto. Stiamo nel il vestibolo. Il vestibolo. C'è una presentazione, sì. Sto gioco è troppo bello, ragazzi. Guarda che manovra che fa sta barchetta. Però vai, Sir Daniel. Il vestibolo. Ok, Sir Daniel. Allora, innanzitutto sti cosi a me mi stanno sul cacchio. E quindi fanno... Ah, sono magici? Tacciossa, siete pure magici? Sir Daniel Fortescue, eccoti baldanzoso nel vestibolo del castello di Zarok. Chi l'avrebbe mai detto? Di certo non noi. Temiamo che il padrone di casa stia tentando proprio ora di far precipitare il mondo nella notte eterna. Ma entra e mettiti comodo. Certo, voi mi raccomando, non fate niente. Quei diavoletti si sono serviti di nuovo dei libri degli incantesimi di Zarok. Adesso sono protetti dalla magia. Cattivelli. No, direi anche figli della mignotta, se per quello, se me lo permettete. Allora, qui che è? Ok, qua non è niente, a quanto pare. Vediamo un po', che faccio qualcosa? Sì. Saranno pure magici, ma comunque crepano uguale, eh. Mazza, pure con corpo se è per quello. Morite, marrani. Allora, con ste palle, mettiamo se piano e chiaro una cosa. Che devo fare con ste palle? Scommettiamo? Non sa che non scommettiamo. Ma io direi che non ci devo fare niente con ste palle. Eppure le palle servono sempre a qualcosa. Beh, andiamo qua intanto, va. Ho sentito una porta. Che poi tra l'altro, ma perché non ho mai lo scudo? Ma qual è il tuo problema, Sir Daniel? Ma scio, stramorete. Marrani. Marrani e pure manicolti. Vabbè, ma così mi sembra abbastanza facile. Cioè, è possibile? Che morono così belli, veloci, sì. Comunque il fatto che mi hanno dato la vita non promette niente di buono, perché comunque è inizio livello. O ti aiutano per il fatto che l'altro livello è stato difficile. Però, bah, loro non ce ne ho moltissimo. Questa che è la sala del dragone. No, è qui dove devo andare. No. Ma già posso prendere tipo il calice? Mio Dio. Come mai sto livello è così facile? C'è qualcosa che non va bene. Non va bene, non va bene. Il diario segreto di Zarok. Ho trascorso 100 anni in esilio. La rabbia mi ha riscaldato. Le sofferenze mi hanno nutrito e l'angoscia mi ha risollevato. Ma presto la pagheranno cara. Tutti, anche Fortescue. Ha sventato il mio primo piano per conquistare Kelomir e adesso, da morto, sostiene di avermi ucciso. Quando lo troverò, farò vedere al suo culetto tutt'ossa chi è l'eroe di Medieval. In ogni caso, non mi è mai piaciuto. Sempre a corte, a intromettersi. Dove vai con quel gatto morto, Zarok? Dove hai trovato quel cervello, Zarok? Maledetto impiccione. Raga, mamma mia, ma sono un narratore. Libro degli incantesimi. Come risuscitare i morti. Pagina 5. Come addormentare una città. Vabbè, quelli che ha usato. Consigli di bellezza per chi ha superato i 400 anni. Come impadronirsi della volontà delle persone. Come invocare i demoni. Trucchi con le carte. Che ci fai i trucchi con le carte, il nostro caro amico? O che stavo dicendo? Sono un cazzo... Ma qui non c'è niente? Sembrerebbe di no. Quindi andiamo. E stavo dicendo, sono un narratore, ragazzi. Sono veramente un narratore. E comunque dico, mi sembra molto strano che sto livello, cioè, sia stato così corto. Capisco che ora ci manderà in altri posti.
me lo avete detto, che ci sono altre tre missioni. Ora non so, sinceramente, perché questa è durata pochissimo. Oggi potrebbe essere una sorpresa, cioè potrebbe anche finire Medieval, non lo so, io lo sapete, gioco insieme a voi, quindi non so proprio quanto possa durare una puntata, o se farò più puntate, se magari faccio la tripla oppata, la quadrupla oppata, non so niente, ma questo è proprio bello del nostro canale. Ma questo mi potrebbe dare tipo lo scudo di Mega Galattico? Sei tornato, Air Fortescue. Credo che sia grazie al mio scudo, ya? Qualcos'altro da darti? Qualcosa che potresti trovare davvero interessante? Fa bene! Basta che andiamo a chiamare un altro elefante! Ah, vabbè! Vabbè! Allora, diciamo che... grazie! Sì! Diciamo che i soldi non si rifiutano mai, ecco. Non si rifiutano proprio mai. Grazie comunque. Pensavo al... speravo in un mega scudo. Usciamo dal salone degli eroi. Sì, usciamo dal salone e andiamo a cercare Zaro che fa fagli e culo. Ah, che poi tra l'altro, avete sentito bene prima? Zaro che ha detto che ho il culetto bel tutto ossa. Come si permette? Il culetto di Sir Daniel è un gran bel culetto. Il segnatempo. Andiamo da... il segnatempo. Ah, ma qui proprio ormai è tutta una computer grafica. Oddio, dove stiamo andando? Meno male che c'è stato qualche ragnetto. Ah, sto quadro non promette bene, eh? Oh, il trenino! Il segnatempo. Ok, andiamo qui. Già prevedo guai. Ah, no, questi li faccio. Oh, sì, sì, questa... comunque, siamo sinceri. Oddio, che vuole quel coso che... che cazzo? Stavo dicendo. E questi? Ma vaffa... tu, chiave? Chiave? Boh, va bene. Tu mi devi dire qualcosa, sì? Grazie alla magia nera chiamata scienza, Zarok ha costruito un ordigno basato sulla misurazione meccanica del tempo. I meccanismi interni di questo cronografo sono di una complessità diabolica. Tieni d'occhio gli orologi volanti e preparati a regolare le lancette dell'orologio eterno. Non ho capito, io devo... che orario fa? 6? Questo fa le 7 precise. A me mi sembra le 7, raga. 6 e 7 precise, raga. 7, 7 precise, proprio precise, precise, precise. Sta cosa è tipo troppo forte, veramente. Qui vuole le... le 10 e 35. Ma che m'hanno preso per un orologiaio? E dai, allora, le 10, 6, 7, 8, 9, 10 e 35. 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 9. Ah, beh. Oddio, e che è sta roba? Oddio! Oddio! Ok. Guardie! Andate a fare il culen e moriten! Per cortesia! E qui? Vediamo un po'. Questa baracca in metallo contiene il carro magico di Zarok, che lui chiama treno. Il percorso che segue conduce alla tana di Zarok, ma la strada è sbarrata da cancelli controllati in stazioni intermedie. Viaggia sul treno per raggiungere le stazioni, apri i cancelli e punta diritto verso la tana. Oddio, punta diritto verso la tana mi sembra un po' una cazzata, siamo sinceri. Allora, ah! Che devo fare con sta roba? Oddio, oddio, oddio. Ah, ok, ok, ok. Ah. Già. Aia! Allora, sto livello mi sembrava facile, ma in realtà è tutto tranne che facile. Ma ci stanno i raggi laser. Ci state tutto qua.
rune verdi. Azarok, c'hai proprio un cacchio da fare, eh? Oddio! Ma che roba! Ecco. Ma più che altro è difficile, perché ti si mettono le città davanti, non mi fa muovere la visuale. Ma penso che sia proprio questo il difficile di questi livelli. Trenino! Trenino! Mamma mia, Trenitalia! Affidabilità e affidabilità. No, ma se la diverte, Sir Daniel, mortacci di te. La diverti, eh? Allora. Dai, non ci voglio credere, sono un imbecille. Ecco, almeno fammi mettere al posto giusto. Sono veramente un imbecille. Allora. Oh! E minchia, guardi! Ma chi è sta gente? Chi è sta gente? Oh, mi sparano! Porco, due, porco! Ancora? Basta? Ragazzi, non c'ho vita, basta fare sti scherzi, eh? Mi piacciono! Non mi piacciono mica, eh? Guarda che sto livello mi toccherà rifarlo. Voi non lo vedrete mai. Ma... guarda che sto livello. Vai! Vai! Trenino, vai! Nella direzione giusta! Nella porta blu io ti mando felice. Siamo ritornati qui con la freccia blu stavolta. Freccia blu. Ok, mi manca poco per prendere anche il calice. Dove cazzo mi stai portando, treno? Qua c'è pure la vita, che tra l'altro mi serve anche. Ok, posso prendere il calice. Allora, prima mi curo, che mi sembra una grandissima idea. Nel frattempo che io mi curo, cioè, anzi, prima che mi curo, mi prendo l'arco, che vorrei un attimo colpire a distanza i nemici. Vai con il trenino! E ci faccio, mazza, che tecnologia! Sir Daniel, mi sembra che stai per cascare. Se tu caschi, io metto il culo. Mo, fa come ti pare. Ok, quindi riusciamo qui. Riandiamo qua. Ok, ho preso. Cioè, ho preso anche. Ho sbloccato sto coso del cazzo del calice. Quindi andiamo. Dove sta il trenino? E finiamo sto cazzo di livello. Ok. Allora, il cancello è aperto e ce ne dobbiamo andare. Quindi potrei anche andarmene qua. No, vuole per forza il muso sto giro. Va bene. Dai, su, namosene via. Namosene su. Con sto treno mezzo sbilenco. Yuhu! Caro Sir Daniel, siamo giunti fin qui. Praticamente dovrebbe essere tipo... dovremmo fare l'ultima puntata, quello che credo. Non so quanto è durata questa, ma non credo che sia durata tanto. Io mi sa che me lo finisco medievi, ragazzi. Mi sa che oggi tipo facciamo la mega oppatona, quella mega gigante. No, non neanche da questo. Da chi dobbiamo andare? Darnano niente? Aha, che ci dai tu? Ma pure lui c'è tra poco niente. Ah, Daniel! La spada! Tutto a posto! Detto che era magica, vero? Una bomba! Ho qualcosa per te, ma non ho la più pallida idea di cosa sia. Te tenta? Me tenta, zii, me tenta, butta giù! Vabbè! Non è male, non è male, ragazzo, ci ha aiutato parecchio. Ci manca parecchia vita, ci manca tantissima vita. A questo punto, io non so se... tornarmene un attimo indietro e tipo rifare il... sì, mi sa che io mi rifaccio il castello di Zarok. Mi prendo un po' di vita. Dopo che mi sono preso la vita, andiamo avanti.